un impegno importante da parte dei sostenitori dell'UDC, partendo dai giovani, poi i senior e le donne che si stanno distribuendo equamente. Come accade che noi abbiamo sempre avuto il gruppo, ovviamente con il nostro segretario che lavora in smart da casa, le persone sanno di questa attività, si prenotano, noi valutiamo la situazione con il Mondellois e quant'altro, e poi personalmente io insieme a un volontario vado a casa loro a portargli il pacco. Si è suddiviso il nostro lavoro in due momenti. Il primo momento, durante l'emergenza Covid, abbiamo istituito quel numero che voi sapete, che voglio ripetere ancora ai cittadini che ne avessero bisogno della spesa, 085 42 83 464, che ovviamente è il numero del gruppo UDC al comune di Pescara. Abbiamo suddiviso in due parti, come dicevo prima. La prima era quella di fare la spesa a casa delle persone quando c'è stato il lockdown. Adesso invece ci siamo resi conto che la situazione è gravissima dal punto di vista alimentare, quindi perché persone che ancora ricevono la cassa integrazione, le 1000 euro della regione che tardano ad arrivare, il governo che è latitante su tutti gli aspetti, per cui ci siamo messi in moto e abbiamo organizzato appunto questa raccolta di beni. Posso dire che fino ad adesso sono partiti per le famiglie di Pescara, dico solo Pescara, circa 80 pacchi, quindi 80 famiglie sono state ovviamente accontentate. Un'iniziativa lodevole, ma c'è stata anche una risposta importante e esemplare da parte dei pescaresi, perché l'idea dell'UDC, che è un'idea che ha fatto sì che tante persone portassero loro una parte della loro spesa all'interno del nostro carrello per i più poveri. È un UDC in movimento, un continuo movimento, le iniziative che sono state fatte servono anche da sprono agli altri partiti che compongono la maggioranza della nostra città di fare sempre di più. Questo è un motivo anche di permettere al sindaco e alla nostra amministrazione di puntare su quelle che sono le iniziative necessarie per questa città e per la ripresa. Questa città, dopo il periodo di lockdown, è una città che veramente fa difficoltà ed è in difficoltà per ripartire. Abbiamo bisogno di un impegno forte di mezzo alla gente e in mezzo ai pescaresi. Questa iniziativa nata in quel periodo brutto e adesso ci troviamo in una fase di ripresa, speriamo che possa essere di esempio per tutti i partiti della maggioranza e per il sindaco di Pescara e soprattutto per i nostri cittadini.